Siamo all'inizio di un tempo molto particolare, l'avvento che ci porterà al Natale. In che modo possiamo viverlo proficuamente, la preghiera, l'attesa, per poter accogliere nel cuore il Signore che viene? Sì, mi è sempre piaciuto pensare all'avvento come ai vetri colorati e tersi dei grandi rosoni delle cattedrali medievali che gettano fasci di luce dentro alla chiesa. Perché? Perché l'avvento insiste a farci vedere la luce che viene da oltre il nostro ambito. L'avvento è uno sguardo che si alza verso l'oltre, è una attesa, è l'attendere, aspettare l'arrivo del Signore Gesù, bambino a Betlemme. Riviviamo nella liturgia quel momento della vita di Cristo, quel mistero della vita di Cristo, ma anche l'arrivo ultimo, definitivo, quando Egli verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, come diciamo nel credo. Quindi stagione limpida, tersa, breve, ma con un contenuto grandissimo, perché ci spinge oltre. Allora ecco, la preghiera, ecco il silenzio, ecco il rimanere svegli, la grande parola di Cristo che risuona nel tempo di avvento: vigilate, state svegli, non lasciatevi opprimere dal sonno, dalle ubriachezze, dagli affanni della vita, cioè guardate all'essenziale, e l'essenziale è Lui che è venuto, che viene continuamente nei sacramenti, nella sua parola, e che verrà alla fine dei tempi. Grazie.